Sono 10:30 e il tempo fa schifo. Quindi io e la nanerottola qua sotto stiamo andando a fare un po' di commissioni, tipo le vado a prendere un cerotto perché lei si sta staccando il suo e siccome è un po' pasticciona non vorrei che si tirasse i punti, quindi vado a prenderle un cerotto e poi vado a prendere un giornale, tipo la settimana enigmistica, visto che sto per finire il libro che sto leggendo. Poi più tardi vado con la mia amica in un centro commerciale per prendere dei libri più, cioè il In realtà io sto leggendo la saga di Divergent, ma li ho lasciati a casa, quindi adesso vado a comprare un'edizione economica che poi venderò su Depop. E quindi niente, oggi in realtà davano pioggia, ma il cielo non è così brutto. Potrebbe essere che oggi pomeriggio vada anche al mare. Vieni, Bubi! E poi al centro commerciale ci andiamo più sul tardi. Ora, vediamo. Niente, adesso vado. Per pranzo la mia solita insalata con lattuga, cuore di lattuga, formaggio, questo è dell'Asiago e qua sotto c'è la mela. E con la salsa rosa che adesso metto e un pezzo di pane. Yuhu! Che Eccoci qua. Mi sono dimenticata di divulgare nel pomeriggio, ma non ho fatto niente di che. Adesso siamo ad Alassio, al Liquid. Il tempo fa cagare, infatti siamo sotto l'ombrellone perché piove! Never a joy. Non ti sono arrivate? E niente, abbiamo appena finito di bere uno spritz, adesso ne bevremo un altro e boh, ma niente, che noia, faccio sempre le stesse cose. Però vabbè. Ciao! Che è stato? Oggi faceva un caldo in spiaggia che non avete idea. E niente, ho preso un po' di sole, spero di essermi un po' abbronzata. E ora sto tornando a casa, porto giù la nanerottola e vi faccio. Insomma, ci risentiamo dopo con la nanerottola. Hello! Allora, come al solito io mi dimentico i pezzi, quindi. Oh, non mi si vede. Ok. Vlog, Pablo, vlog. Vlog, cioè faccio dei Cioè? video che metto su YouTube. Se io Questi faccio, porca puttana! mentre tu fai il video, Puoi fare quello che ci vuoi. facciamo una risata, no? No, non più di tanto, sono già simpatica io, faccio già ridere io. Vabbè, c'è gente cretina. Comunque, e niente, vi dicevo che non ho più vloggato. Non ho più vloggato perché mi sono dimenticata. Però oggi cosa ho fatto? Siamo andate al mare. Poi, no, stamattina sono andata a No, sta trovare. male quando dici e niente. Non mi chiudere, Pablo, Madonna, non sai niente di questo mondo e parli. E niente, E storm. niente. Esatto, cosa ne sai di quarantenni di questo mondo giovane? Mondo giovane di YouTubers. Comunque, stamattina siamo andati in campeggio a trovare la mia amica che sedava le risse, perché ci sono le risse. E il padre pensa che lavori alla NASA, perché più o meno ha gli impegni di una che lavora alla NASA o alla CIA, o entrambi. Beh, bubo. Comunque, e poi siamo andate al mare, poi adesso stiamo andando al bowling, quindi stasera vedrete qualcosa di diverso. Cioè, minchia, vlog al bowling, raga. Se mi ricorderò di vloggare. Se no metterò immagini a caso scaricate da internet di gente che gioca a bowling e dirò: ah, quella sono io. E invece non è vero. No, ha spento la luce, aveva fatto una cosa furba accendendo la luce. Ciao. Comunque dopo vi faccio vedere, sono signor e signora simpatia quelli due davanti. Lui perché fa muovere la macchina e lei ha questa faccia oggi. Quando vedrai il video ti divertirai tantissimo. Noi siamo alla pista da bowling con le scarpette e siamo pronti a giocare a bowling. Mattia, andrai su YouTube, lo sai? Bene, pagatemi allora. No, pagano me al massimo. Pagate, pagate. Questo diranno tutti che è Vai, buono. Cioè. Jingle. Sì, è un po' nesciu, Quindi poverino. Vabbè, io censurerò queste cose per le mie iscritte. Allora, vediamo se vi faccio vedere quanto schifo sto facendo. Ah, qua non si può zoomare. Zoomo in questo modo. Zoomo che mi avvicino. Ecco, io sto facendo veramente cagare. Sono a 28, però la mia amica fa più cagare di me. Io devo tagliare come al solito. Ma te l'ha sistemato? Un attimo, relax. Non me lo fa tirare.
è che li prendi sempre tutti. Se ce n'è uno in meno, voglio dire. Per me voglio fare più corrente. Vai, sono tutti tuoi. Porco Dio. Oh, po, 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 po. Hai visto? A quest'ora ce n'era già uno per te. E tanto ho tolto i tre di lato. Ora togli gli altri tre. Sì, guarda l'altro lato. Storta come... Raga, faccio schifo, tipo che sono a 43 con gente a 114. Ho capito che faccio proprio schifo, non facevo così schifo una volta. Vabbè, avrò giocato due volte in tutta la mia vita. Comunque io ho sonno. Che ore sono? 1:20, è tardi. Io so. Sei vecchia. Sì, sì, sono vecchia. Ma sei in vacanza. Vabbè, oh, se ci sono. Non posso dirlo nel blog, raga, mi fate tagliare tutti i pezzi. Mi seguono le bambine, poverine. Comunque, mi fate finire il blog un secondo. E niente, abbiamo finito. Non riuscirò mai a vloggare così, però, Ok. Abbiamo finito la partita e stiamo tornando in albenga. Eravamo a Savona, l'ho detto, forse no. E niente, adesso andremo a mangiare. Sì, infatti, che cos'è questo cigolio? Ah, è il finestrino che cigola. Sì, ma stai riprendendo? Sì. Accendi un po' l'aria. Dai. Oh, che fastidioso. Ora quando vai a fare le foto ai cani, io vengo a farti fotobombing e mi piazzo davanti. E niente, adesso andiamo ad Albenga e andremo in una pizzeria che è aperta fino a notte fonda, perché io non ho cenato, ad esempio, non so gli altri. E quindi niente, andiamo a mangiarci una pizza alle 2 del mattino. Se vi interessa, se venite in Albenga o provincia, la greppia è aperta tutta la notte. Si stanno facendo sbattere. Ma perché mi dovete, porca Eva, rovinare i vlog? Comunque, stiamo entrando in autostrada. Oh, guardate le torri di Savona. Non si vedono. Quelle lì sono le torri dell'industria di Vado. Delle? Industria di Vado. Ah, di Vado, io ho sempre visto le torri e ho pensato a Savona. La torre di Savona è un ponte. Beh, non mi correggere. Non mi si vede più, buio. Ciao. Sì, sì, oggi sì. Beh, tu sì. Io ieri sono tornata prima. Niente, noi abbiamo mangiato la pizza. Io certo che non sono proprio capace a vloggare. Tipo fare una ripresa della pizza, quelle cose fighe. No, vabbè. Niente, proprio non ci ho posso fare. C'erano pochi sorrisi comunque. Sì, è vero, Che tenerezza. Oh no, mi cadono i pantaloni, raga. Vabbè, comunque niente, adesso stiamo andando a casa a dormire. Io vado a portare Giumela e poi dormiamo. E ci vediamo domani mattina. Spero di ricordarmi. Mi ricordi di vloggare? Dimmelo, cioè se ti aspetto. Non ce la faccio, però no, c'è troppo. E ci credo. Ciao, buonanotte. Buongiorno. Sono tipo le 8 del mattino. Vieni, Mela. Dai. Io ho sonnissimo, perché lei si sveglia sempre presto. Vabbè, riuscirò a dormire un giorno tipo fino alle 11? Non credo. E niente, stiamo facendo la passeggiata, ma sto giro la facciamo solo dentro il cortile, perché tanto ho già pisciato e ora cavierà in 30 secondi. Possiamo vedere la strada.
stanno facendo i lavori. Vieni un po' via. E quindi niente, facciamo un giro veloce. E poi più tardi, tipo verso le 10, vado a farmi una passeggiata fino al mare. Sono troppo sonno. Tanto pipì l'ha già fatta. Vieni, Bubi. E nulla. Oggi il tempo è bellissimo, non c'è una nuvola. E quindi penso che staremo in spiaggia più delle solite 2-3 ore. In cui siamo stati in questi giorni, perché tipo andavamo verso le 2 e le 5 eravamo già a casa. Invece oggi magari riusciamo a fare un giro un po' più lungo, tipo andare in spiaggia verso mezzogiorno e stare fino alle le 5. Anche perché sì, sono un po' abbronzata, ma poca roba. Dai Bubi, andiamo. Intanto si gira, fa ridere quando non c'ha voglia, perché tipo tira per andare a casa. Tipo ora sta tirando per andare a casa. Vi farò venire il mal di mare. Dai ciccia, dai. E niente, Mila, andiamo. Poi c'è, se c'è gente si impunta. Ecco, ne approfitto per dire una cosa. L'altro ieri ho pubblicato oggi è giovedì. Martedì ho pubblicato la prima parte del vlog, del weekly vlog, e niente, quindi ci sono stati già i primi commenti, no? E una ragazza ha detto una roba, ha scritto una cosa, no? E ci tenevo a chiarirla anche personalmente, ovvero che non avrei dovuto dire che operavo Mela per poi uscire la sera stessa, una roba del genere. Ah, e poi che non dovevo far scendere Mela dal sedile per far sedere la mia amica. Allora, Dio, scusate, stavo cadendo. La parte del non far scendere Mela per far sedere la mia amica mi sembra veramente una cosa senza senso, nel senso che io le voglio un bene dell'anima, e se non c'è nessuno lei sta sul sedile senza problemi, ha la cintura di sicurezza apposta, quindi il problema è che è comunque un cane e non è che posso far stare una persona scomoda per far stare il cane seduto, cioè sul sedile con lei, mi sembra veramente un'assurdità, però appunto ognuno è libero di fare quello che vuole. Io faccio scendere il cane che sta benissimo anche ai piedi del sedile e faccio sedere tranquilla la mia amica, soprattutto l'andata, perché l'andata lei stava bene, invece il ritorno se l'è passato con la mia amica, se l'è passato con me lei in braccio, che si stava riprendendo dall'anestesia, tra l'altro con un caldo porco, perché avevamo anche il Mela, dove stai andando? Di qua amore, dai, perché gli avevamo messo anche tipo il pannolino sotto, perché il veterinario ha detto che poteva sporcare o vomitare di nuovo, e niente, quindi vabbè, questa cosa del sedile. Invece la cosa che mi ha fatto un sacco, cioè non ridere, però la cosa che mi ha un più interdetta è questa cosa qua, che appunto come se io fossi, no, la padrona degenere che abbandona il cane. Allora io l'ho fatta operare, siamo arrivati a casa, sono stata a casa con lei un paio d'ore e poi sono uscita a mezz'oretta, perché sono andata al campeggio a trovare la mia amica, ma questione di mezz'ora. Poi sono ritornata, sono stata con lei altre forse 2-3 ore per poi andare invece per poi uscire la sera, tipo può essere da mezzanotte alle 3, quindi altre 3 ore. E quando io sono stata a casa Mela era assonnata, perché era ancora in ripresa dall'anestesia, e mi seguiva, quindi cercava di salire sul divano se io stavo sul divano, io se andavo in bagno mi seguiva in bagno, camminando ovviamente non benissimo perché si stava riprendendo. Quindi io avevo anche detto a mia che non so se sarei uscita, dipendeva tutto da come stava lei, e ho appurato che era meglio se io me ne andavo, perché se ero a casa lei, invece di stare tranquilla, che era quello che doveva fare, dormire, perché non poteva neanche darle da mangiare e neanche bere acqua, quindi Stella non poteva, cioè meno si muoveva meglio era, perché le veniva sete, ma io non potevo darle acqua fino al mattino successivo. Quindi
il fatto che io fossi uscita era anche per lasciare lei tranquilla a dormire, perché poi che è quello che ha fatto, perché io gli ho lasciato una cuccia a terra con un asciugamano e quando sono arrivata la sera, la notte, ho toccato l'asciugamano ed era bollente, quindi vuol dire che lei è stata tranquilla su quella cuccia tutta la sera, tutta la notte, che io non ci sono stata quelle 3-4 ore. Quindi niente, ci tenevo solo a dire quello che è, cioè tutto farei tranne che abbandonare il mio cane nel momento in cui aveva bisogno di me, no, anzi. Comunque io ai cani voglio un bene dell'anima più di quanto voglio bene a tante altre persone, cioè questo è proprio sto dato. Intanto nel frattempo sto andando al mare invece di fare solo il giretto nel cortile e lei, adesso torniamo indietro. Dicevo, quindi io alle persone voglio, cioè ai cani voglio molto più bene che a tante altre persone e non vorrei mai far star male, ma soprattutto il mio cane, ma nessun cane in generale, nessun animale in generale, quindi mi fa veramente un sacco ridere, però voglio ricordare a tutti che sono comunque cani, non sono persone, non sono bambini e bisogna trattarli come tali. Già io lei la umanizzo veramente troppo e sbaglio, perché lei ha proprio le sembianze di una bimba, nel senso quando la prendi in braccio lei si sta in braccio come sta in braccio un bambino, ma non è un bambino, è un cane, e quindi se sale in macchina sta ai piedi del sedile. Comunque niente, poi appunto ognuno la può pensare ed è liberissimo di pensarla come gli pare e di trattare il proprio cane come gli pare, sempre senza fargli male, per l'amor di Dio. Io darei fuoco alla gente che maltratta gli animali. Comunque, niente, ne ho approfittato di questa passeggiata mattutina per dirvi questa cosa. Niente, spero che si sia capito il mio discorso e nulla, che non ci siano fraintendimenti di nessun genere, perché sono consapevole di quello che pubblico e sono anche consapevole del fatto che se dico che opero il mio cane e poi nel pezzo successivo faccio vedere che sono in una festa in paese, capisco che posso essere, sono criticabile, però insomma bisogna anche capire e sapere come sono realmente le cose. Vado perché ho un male porco al braccio, cioè proprio non sono in grado di allungare. Aia, salutami Linda. È impegnato, non diciamo niente dei miei capelli. Oh, e indovinate dove sono? A fare aperitivo. Siamo qui e c'è anche lei oggi a fare aperitivo con noi, che si ruba le briciole in giro per il posto dove siamo. Comunque niente, oggi sono stata al mare. Aspettate che devo bloccare Mela dall'assalto al cibo. Mela, magari scende. Ciao, buonasera. Siamo sotto casa, sto aspettando l'amica che è andata a prendere il cane e adesso facciamo una passeggiata al mare coi cani. Mela è qua sotto che stanno usando l'impossibile. Mela, ciao amore, chi c'è? Un po' buio mi sa. Comunque è prestissimo, saranno neanche le 10, forse sono le 10. Vorrei un gelato, magari dopo il giretto coi cani vado a prendermi un gelato. E nulla, comunque non vi faccio mai vedere tipo i piattini degli aperitivi, sono troppo sfigures. Vabbè, imparerò a fare i vlog anch'io, eh. Anche tipo tengo la telecamera troppo vicina, devi tenerla così. Ah, forse sì, però così fa malissimo. No, non riesco. Così fa meno male. Niente, Mela. Comunque, siamo a giovedì. Quindi sono in ferie da 4 giorni, 5 giorni. Ed è già passato troppo in fretta. Non voglio. Già penso che devo tornare a breve a lavorare. Non ne voglio. Va bene, ci sentiamo dopo. No, però devo stare così, se no non mi si vede. Come al solito io mi dimentico di vloggare, ma va bene. Siamo in campeggio ad aspettare che la nostra amica finisca di lavorare, probabilmente, comunque che ci caghi, e poi boh, faremo un giretto e niente di che. C'è un cane, Mela, guarda chi c'è, Mela, c'è un cagnino. Scusami,
No, ciao! Che bello! Ciao, Melina. Chi è? Siete degli stessi colori. Piano, Mela, lo fai spaventare! Stella! Ah, ok. Adesso ci siamo. Piano, Mela. E cucciolo anche lui, vero? Ah, ecco. E ciao! Che bello che è! Mela, finalmente qualcuno che gioca come te! Che teneri! Sì, sì, scappa, scappa. Ciao a tutti! Aspettando le mie amiche, una, ah, forse sta arrivando, no, non sta arrivando, Dio, che impressione, sembrava il riflesso qui di una persona. E niente, sto aspettando una mia amica e insieme aspetteremo l'altra mia amica che è in ritardo. Oggi ho preso un po' di sole, però non lo so, sì che leggo tutto il tempo, quindi sto con il libro in faccia e la faccia è la cosa che si abbronza meno. Sono un po' colorita, ma non tantissimo. Peccato, l'anno scorso non so, mi ero abbronzata di più, mi sa. Ero più fissata l'anno scorso. Comunque niente, questa sera andremo in un locale qui di Albenga che si chiama B-Side a bere una cosa. Se riesco faccio un video mentre sono lì, perché mi dimentico sempre di filmare tipo cosa beviamo, cosa mangiamo. Beviamo non è molto interessante, però davvero fashion blogger, no, davvero vlogger che non sono. Infatti mi pesa anche tantissimo il braccio, però la cosa che mi fa un sacco ridere è che me ne frega un cazzo se passa gente. Tanto non è che succede niente di che. E niente, c'ho il motorino parcheggiato lì e nulla, e fra poco andremo in giro. A dopo. Ciao. Infatti adesso questi due qua stanno guardando e prendendomi in giro, ma fotte sega. Dai Noemi, dove sei? Allora o mi prenderanno per una famosissima oppure mi piglieranno per il culo. Buongiorno, è sabato mattina e io sto per andare al mare, quindi niente, volevo chiudere qui questo vlog e se tutto va bene ne inizierò uno già adesso che poi pubblicherò martedì. E niente, come al solito spero di avervi tenuto compagnia e vi mando un bacione grandissimo, ciao.